per forza ce la faremo, ce la dobbiamo fare, la nostra economia è la nostra ricchezza, quindi dobbiamo farcela. Noi dal primo momento che è accaduta questa tragedia ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo cercato di salvaguardare il nostro prodotto. Quindi la prima cosa abbiamo voluto tirare fuori da sotto il fango tutte le nostre bottiglie, parliamo di un numero di circa 100.000 bottiglie e che adesso stiamo vendendo con questa iniziativa Prendici Così, proprio le vendiamo con tutta la corazza di fango che c'è intorno. Ovviamente con questa iniziativa cerchiamo di ripagare parte del danno che abbiamo avuto, ma più che altro perché siccome i danni sono notevolmente superiori è solo una piccola parte che possiamo ricoprare da questa azione. A noi però ci interessava far raggiungere i nostri consumatori, le tavole dei nostri consumatori, per far capire anche che noi produciamo qualità, cioè il nostro prodotto nella bottiglia si è mantenuto integro, è un prodotto di qualità e che rappresenta un territorio che si rialza anche dopo le tragedie come questo. Quindi non ci spaventa la coltre di fango che c'è intorno alla bottiglia, il vino è buono e invitiamo a consumare Sannita. Stiamo cercando di aiutare queste persone che devono continuare a lavorare nella nostra zona, che già abbiamo grossi problemi di occupazione, quindi spero di contribuire nel mio piccolo. I danni dei vigneti sono stati anche questi ingenti. I nostri soci conferitori portano le uve provenienti da 17 comuni della Valle Telesina e tutti i vigneti che stanno sulla sponda destra e sponda sinistra del fiume Calore sono stati invasi da una piena enorme mai vista del fiume Calore che li ha letteralmente spazzati via. È uno scenario apocalittico che adesso è rimasto su quel territorio, dove ormai il vigneto non esiste più, ma ci stanno residui del fiume e altre cose che dovranno essere allontanate per poter far impiantare di nuovi vigneti, con notevole costo da parte delle aziende agricole. Più che piangere su noi stessi, dobbiamo rimboccarci le maniche e questo ho pensato, dobbiamo farcela, dobbiamo rialzarci perché ce la possiamo fare, siamo forti e ce la faremo.